Do you have time for one more? Quando l'estate passa, porta con sé una valanga di ricordi, occasioni sprecate, sogni infranti, pagine sbiadite di un racconto ormai lontano, come una stagione. E allora ci si rimbocca le maniche, si corre lungo la sabbia, fresca e morbida, si cercano nuovi compagni di viaggio, ci si ricorda che un nuovo anno sta per cominciare, e tu non sei l'unico ad avere la voglia di riscattarsi. Alle spalle c'è un campionato vinto all'ultimo minuto, un abbraccio infinito, un rigore fallito, la parata della vita, gli abbracci e le strette di mano, l'ansia di giocare e vincere, le parole negli spogliatoi, il fischio d'inizio, i falli, gli infortuni e i gol, tanti quelli. Dalla Sicilia fino a Milano, passando per Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Liguria e Piemonte, nessuno può sottrarsi alla dura legge del pallone, ne siamo dipendenti. Per questo non vediamo l'ora che comincino le prime amichevoli, aspettando l'ultimo colpo di calciomercato. Per questo non vediamo l'ora di scendere di nuovo in campo, uno di fronte all'altro, di sentire l'odore dell'erba e lasciarsi trasportare dalle emozioni. Che sia sotto la pioggia o sotto il sole, infatti, noi ci saremo. Il pallone non aspetta. E non ci venissero a dire che è solo uno sport, che il calcio non è una questione di vita o di morte, rimarrebbero delusi. Noi non ci arrendiamo, perché sappiamo che il calcio è molto molto di più di tutto quello che loro immaginano. Il calcio è tutto, è uno spirale di felicità, è un amico, è un motivo in più per restare vivi. È fantasia, è elettricità, è gioia. È la rappresentazione dei valori dell'educazione che hai ricevuto. È la scorciatoia per il paradiso. È una corsa decisa, è l'assist giusto, è sfida, è divertimento. È un salto verso il cielo, è un abbraccio forte. Un sogno che può infrangersi sul palo o terminare in rete, alle spalle del portiere. Il calcio è questione di centimetri e di minuti. Pochi ancora, quelli che ci separano da ricominciare. Che ci separano dal calcio d'inizio, di una nuova stagione da vivere. Insieme. Sempre guardando lo sport con il sorriso e lo spirito di partecipazione, sempre sostenendo il calcio pulito, quello che ha le sue radici in due cartelli a fare da porta e un pallone che rotola sull'asfalto, perché questo è il calcio che piace a noi. Questa è Unileak. Per unileak.it, Lorenzo Pascali.